La violenza sulle donne non deve sparire, perché sia è una cosa brutta e sia devono imparare comunque anche le persone che usano la violenza a rispettarci. Dolce, significativo ed emozionante, questo è il messaggio di Iole Cardone, che a soli 10 anni, attraverso un quadro e poche semplici parole di cui solo i bambini sono capaci, ha detto la sua sulla tragedia di Giulia Tramontano e sul tema della violenza sulle donne. Ho realizzato questo quadro per Giulia Tramontano, che purtroppo è stata uccisa dalla persona che la doveva proteggere e amare. Intanto questa mattina, su iniziativa della CISL Irpinia Sannio, è stato firmato un protocollo d'intesa. La violenza necessita di essere riconosciuta perché possa essere affrontata. Questo è un protocollo d'intesa tra le parti, cioè è organizzato dalla CISL Irpinia Sannio insieme alla provincia di Avellino, al comune, all'ASL di Avellino, con la polizia di Stato, gli ambiti territoriali e poi ci sono tutte le associazioni del dottor Carlo Iannacci. La finalità qual è? Che ultimamente vediamo che ci sono molti femminicidi in Italia. Dall'inizio dell'anno fino ad oggi sono 47 le vittime e non ci dimentichiamo che sono 157 per omicidi e 47 che provengono all'interno dell'habitat familiare. Noi che ci occupiamo anche di diritti dei lavoratori sul mondo del lavoro, quindi vogliamo anche da questo protocollo tutelare tutto quello che succede sui luoghi di lavoro.